Insomma, non era proprio un maestrale, era ponente. Erano quasi 30 nodi. Che regata è stata quella di oggi? Beh, come al solito in Sardegna, quando sei dentro le bocche ci sono 30 nodi, molto divertente. Si vedono anche in mezzo al mare delle scene incredibili. Oggi abbiamo visto una barca rompere il boma, andare quasi a scoglie, insomma. Manovrare questi maxi, questi 90-100 piedi, a volte non è banale. Tra l'altro a fine regata ti ho sentito dire, io sono sempre molto critico, però la partenza di oggi è stata veramente ottima. Sì, devo dire che oggi proprio Danilo e Francesco Mongelli, che chiama i tempi da bruciare, le distanze alla partenza, ci hanno regalato una partenza incredibile, perché eravamo a target a 10 nodi e mezzo, primi in boa, allo zero, perfetti. Quindi virtualmente per parecchie lunghezze siamo stati davanti ad Alfa Romeo, a Serenity, che insomma è una bella soddisfazione. Sono barche chiaramente più veloci, barche che nascono quasi esclusivamente per la regata, a differenza dello Swan 90 su quale siamo noi, ma la prossima settimana sarà tutto diverso. Si parla di Swan Cup, cosa ti aspetti dal prossimo impegno? Beh, sicuramente diciamo questa settimana abbiamo una flotta, un raggruppamento che è eterogeneo. La prossima settimana è la Swan Cup, gareggiamo con barche diciamo della stessa razza e quindi non abbiamo più alibi. Ci sarà lo Swan 80, quello nuovo di Rodolfi, il Berenice, ci sarà il White Lie che è una barca gemella, uno Swan 90, e quindi ci saranno secondo me più barche con cui ce la dovremmo vedere, conteranno i secondi. L'equipaggio sarà lo stesso o ci saranno delle modifiche? Ma l'equipaggio, diciamo, ci sono piccoli cambiamenti perché ci lasciano Corrado Baldazzi e Federico Stoppani, però fondamentalmente il core dell'equipaggio è questo e il senso è di avere questa regata propedeutica per la prossima. Grazie a voi di Zero Gradi Nord.